sei in tre ragazzi, in altri. Ancora poco. C'è a sistemare gli ultimi tamburi. Ok, vedo che ci siamo, così possiamo cominciare. Buon pomeriggio a tutti e grazie di essere intervenuti. Oggi affronteremo, con la guida del maestro Renzo Cresti, già direttore e docente di storia della musica presso il Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, è stato consulente musicale del Teatro del Giglio, ha diretto numerose associazioni ed è fondatore e direttore artistico dell'Associazione Cluster di Lucca, presidente della Cappella Musicale della Cattedrale di Lucca e socio onorario della SIMC. È membro onorario del Comitato Accademico della Bixio Academy. Come musicologo ha pubblicato e curato ben 50 libri, alcuni tradotti anche in varie lingue straniere. Gli aspetti più importanti della musica nel Medioevo, differenza tra musica profana e musica liturgica e l'influenza che questi due stili hanno caratterizzato la vita al tempo del Medioevo. Avremo anche la possibilità di ascoltare dal vivo alcuni brani grazie al duo di musici Musicantica, formato da Arnella Ercolini e Alessandro Valli, che molto gentilmente ci hanno permesso di fare una piccola esposizione di strumenti musicali. Le Contrade San Paolino crede nella cultura e nella sua diffusione. Il nostro intento, in quanto associazione di rievocazione storica, è di far conoscere e approfondire aspetti e origini della nostra bella città, ed anche la musica ne fa parte. Alla fine della conferenza ci sarà la possibilità di fare alcune domande, se qualcuno avesse interesse ad approfondire gli argomenti trattati. Un saluto al nostro amico Lorenzo De Barga, consigliere incaricato delle tradizioni storiche della città di Lucca. Lascio un attimo il microfono se vuoi fare un saluto. Grazie Giovanni, buonasera a tutti. Un saluto, vabbè, ovviamente da parte mia, ma anche dal sindaco e dell'amministrazione che oggi rappresento. Volevo fare i complimenti all'Associazione delle Contrade San Paolino, perché ovviamente già quando si organizzano appuntamenti come quello di oggi, che si parla di storia, è sicuramente una cosa positiva, un arricchimento per la città. In particolare poi anche l'argomento che oggi trattiamo, quello della musica nel Medioevo, è un aspetto che raramente viene trattato quando si parla di storia di quel periodo. Magari ci si sofferma tanto sugli accadimenti, su aspetti che possono essere militari, religiosi, urbanistici anche, però sull'aspetto musicale, che è una componente fondamentale della vita, insomma, dell'uomo, anche a quell'epoca non se ne parla praticamente mai. Quindi grazie alle Contrade San Paolino e al maestro Cresti per, insomma, la grande opportunità che ci date questo pomeriggio. Grazie ancora Lorenzo, e allora a questo punto buon ascolto e buon divertimento. Inizia la conferenza, parola al maestro. Ora mi sentite? Sì, mi sentite. Innanzitutto buon pomeriggio, e anch'io mi aggrego ai complimenti, perché queste associazioni che vivono sulla passione di chi le frequenta, di chi le abita, sono fondamentali nella vita di una città. Io mi sono sempre interessato alle bande musicali, ai cori, non a caso sono presidente della Corale della Cattedrale, perché in questi ambienti ho sempre trovato una grande passione che vivifica la cultura, che non è una cultura accademica, noiosa,
un po' astratta, un po' lontana, ma vissuta. E questo lo trovo molto bello e molto importante. Quindi complimenti a tutti voi, grazie. Ora, parlare del Medioevo e della musica del Medioevo in pochi minuti, come capite bene, è un'impresa impossibile. Cercherò di focalizzarmi su due o tre cose che riguardano in modo particolare quel tipo di Medioevo che frequentate anche voi con i vostri tamburini e poi vedremo anche con gli strumenti che i nostri amici Alessandro e Ornella poi vi presenteranno. Scorrono delle immagini, ho visto che non sono molto chiare, cioè nel senso, se si potesse spengere forse, ecco, bene, così sono decisamente più a fuoco. Non ci possiamo soffermare su strumento, anche perché sennò andiamo a mezzanotte, però è, come dire, crea un ambiente. E poi, se qualcuno di voi è particolarmente interessato, incuriosito da uno strumento che ha visto, vabbè, dopo ci sono le domande e cercheremo di dire che tipo di strumento è, come suona, eccetera. Allora, il Medioevo che interessa in questo contesto è l'Alto Medioevo. Sapete che il Medioevo è un periodo molto lungo, si chiama Medioevo, cioè Evo di mezzo, che sta fra la caduta dell'Impero Romano 476 e l'inizio dell'umanesimo. Questo lungo periodo viene diviso in Basso Medioevo, che è quello più lontano, quello che comincia appunto dalla caduta dell'Impero Romano, Medioevo di mezzo, dal Sacro Romano Impero di Carlo Magno, forse qualcuno di voi si ricorderà qualcosa studiando storia, e poi l'Alto Medioevo, che diciamo così comincia dal 1000 e piano piano sfocia nell'umanesimo. È questo periodo che ci interessa, perché anche se volessimo parlare di musica profana del Basso Medioevo, saremmo in grande difficoltà, perché non ci sono documenti. Il Basso Medioevo, il Medioevo di mezzo, quindi grosso modo, adesso vado un po' con la scelta, ma insomma, tanto per fare velocemente, quindi fino grosso modo al 1000, non ha testimonianze di musica profana, di musica popolare, di musica fatta dalla gente, della musica fatta nei campi, nelle strade e durante la vita quotidiana, perché le testimonianze che abbiamo sono tutte legate alla musica religiosa, in quanto sono i monasteri, direi l'unico punto culturale, l'unico luogo in cui si scrivevano da monaci amanuensi, cioè che scrivevano a mano, forse qualcuno di voi ha visto, non so, Il nome della rosa, per esempio, di film tratto dal romanzo di Umberto Eco, no? Questi monaci che scrivevano appunto a mano e che scrivevano ovviamente della loro vita, quindi della vita del monastero, della vita religiosa e anche della musica che si faceva nei monasteri. Quindi testimonianze di musica religiosa ne abbiamo assai, insomma, per tutto il Medioevo. Ogni monastero aveva una sua cultura, era una società piuttosto chiusa, no? Non c'erano grandi comunicazioni, quindi ogni monastero aveva anche un suo modo di cantare, di pensare la musica, e su queste testimonianze noi potremmo ricostruire, anzi è stata ricostruita, la storia della musica degli anni antichi.
Una piccola distinzione fra musica religiosa e musica sacra o liturgica. È bene averla presente perché sennò si fa un po' di confusione. La musica liturgica, come dice il nome, è quella legata alla liturgia, sempre per far presto, la messa. La musica religiosa invece è tutto quel tipo di musica che ha un soggetto religioso ma che non è legata alla liturgia. Che ne so, i canti di lode, i canti di supplica, le processioni. Dopo i nostri amici ci faranno sentire altissima luce. Stupenda lauda del Laudario di Cortona. Questa non è musica sacra, non è musica che appartiene alla liturgia. È musica che cantavano generalmente durante le processioni, cantando le laudi, cioè le lodi al Signore, oppure alla Madonna generalmente, e quindi erano legate a un mondo più aperto e più popolare rispetto a quello liturgico. La musica profana, abbiamo delle prime testimonianze ovviamente all'interno dei monasteri. Dicevo prima che il monastero è il luogo dove potremmo trovare anche qualcosa di profano, perché per esempio i monaci cantavano delle poesie di Virgilio, dei testi di Orazio, che ovviamente non sono legati alla religione, oppure dei saluti. Saluti al maestro, saluti a dei cantori che arrivavano, che se ne andavano, sono piccole testimonianze all'interno dei monasteri stessi. Poi, sempre legato al mondo religioso, abbiamo quelli che si chiamano, con un termine così che si usa nella storia della musica, i clerici vaganti, cioè questi clerici vaganti che sono i predicatori, sono quelli che non hanno come compito di essere legati a una determinata chiesa, ma appunto quello di predicare, di andare fra gli artigiani, fra i contadini della zona e portare il messaggio di Gesù, detti appunto clerici vaganti perché appunto andavano di zona in zona. Qui ci sono qualche testimonianza, c'è qualche testimonianza. E ovviamente questo tipo di canto è molto contaminato con il canto religioso, sia perché questi erano clerici, quindi erano religiosi. E provenivano da una cultura, vabbè, una cultura probabilmente un po' così, certamente non così alta come i monaci che studiavano all'interno dei monasteri, però comunque provenivano da una cultura religiosa, quindi cantavano, che ne so, canti di derivazione gregoriana, però li cantavano, come vi dicevo, insieme ai contadini, insieme agli artigiani, e quindi si contaminavano con il canto popolare di questi contadini, di questi artigiani, eccetera. Sono delle contaminazioni assai interessanti, dove si trova un po' di gregoriano e qualcosa di popolare. Siamo poco dopo al 1000. Sono molto difficili questi canti da ricostruire, perché non sono scritti, cioè non sono scritti nel senso che tutti voi anche più o meno la musica la conoscete o l'avete visto, il pentagramma, le note, eccetera, no? Ecco, questa scrittura è molto più tardi, molto. Nel Medioevo avevamo una scrittura detta neumatica, neuma significa segno, sono dei segni particolari che poi si sviluppano all'interno dei monasteri che indicano l'andamento di una melodia. Un po' come il direttore del coro quando cerca di aiutare i cantori con la mano, no? Cioè se io faccio così è chiaro che vuol dire che la melodia sale e poi scende, no? Ecco, sul testo venivano segnati proprio questi segni pneumatici, appunto.
Per loro era relativamente facile perché erano all'interno di questa cultura, quindi sapevano bene come questi segni andavano interpretati. Per noi la cosa è un pochino più difficile perché i vecchi cantori erano appunto all'interno di un tipo di cultura che è completamente scomparsa. Oggi noi ci troviamo di fronte a questi segni, diciamo così, strani e dobbiamo ricostruire le melodie. C'è una disciplina particolare, molto specifica, che si occupa di queste cose, che si chiama paleografia musicale. È una disciplina appunto che ci fornisce poi delle indicazioni per interpretare questi segni particolari. Solo successivamente avremo con Guido d'Arezzo, nome che probabilmente avete sentito, l'indicazione più precisa delle note, ma non del ritmo, perché il ritmo si adagiava sempre sulla parola, come era nel Gregoriano. Gregoriano è un canto che non ha una sua ritmica, cioè non esiste una ritmica prettamente musicale. La metrica e la ritmica sono derivate dalla parola. Questo va avanti anche ben dopo il 1000, fino al 1100 inoltrato, anche nel 1200, creando appunto altre difficoltà, perché la parte ritmica sui canti sacri sicuramente si adagiava sulla parola. E quindi abbiamo una base. Sui canti profani però non è mica detto che dovesse rispettare così l'andamento metrico e ritmico della parola. Per esempio, la musica strumentale non ha la parola, se è strumentale e basta, però ha una sua ritmica, una sua metrica. Quindi così accennavo a delle problematiche che vanno studiate e che sono piuttosto particolari. Oltre ai canti all'interno del monastero, oltre ai canti dei clerici vaganti, abbiamo tutta una serie di canti legati a dei personaggi un po' particolari che si guadagnavano la vita andando in giro cantando e rappresentando anche delle piccole scene, generalmente tratte dai Cavalieri della Tavola Rotonda, dalle storie mitologiche, si mettevano nelle piazze e facevano il loro spettacolo recitando, cantando, suonando. Sono i giullari, giullari che hanno una enorme importanza sotto tanti punti di vista. Per esempio, essendo delle piccole compagnie che si muovevano e dovevano adattarsi alla lingua delle varie zone. Siamo in un momento in cui non c'è l'unificazione linguistica, quindi questi non possono cantare sempre a Lucca, perché possono cantare a Lucca per il mercato, possono cantare a Lucca per il santo patrono, ma poi dopo, se continuano a cantare sempre a Lucca, la gente li ha già visti, non ci va più e questi non prendono più il loro pane quotidiano. Quindi devono spostarsi, devono andare, che ne so, a Bologna, devono andare alla Spezia, devono andare a Arezzo, devono andare in altre zone. Ma a Bologna mica si parlava come a Lucca, alla Spezia mica si parlava come a Lucca. Allora imparavano dei modi di dire, delle parole, dei vari dialetti che erano tipici delle zone che frequentavano nei loro giri. Facevano una funzione molto importante anche da un punto di vista informativo, perché erano fra i pochi che viaggiavano, quindi potevano portare delle notizie, essendo stati a Lucca, potevano raccontare alla Spezia quello che avevano visto,
essendo stati alla Spezia, essendo stati a Lucca, quando andavano a Bologna, potevano raccontare, erano quindi anche una sorta di informatori in un'epoca dove le notizie praticamente non circolavano. Pensate che uno dei testi di questi giullari risale al 1152, quindi precedente a tutta la tradizione che si studia a scuola, che comincia con la poesia pedantesca, no? Ed è un testo, 1152, che raccoglie appunto una sorta di coine, cioè di musica, di parole tipiche dell'epoca, confondendo, mischiando vari dialetti, per il tentativo appunto di farsi capire in varie zone. Cosa cantavano? Cosa cantavano? Cantavano delle formule musicali, cioè non è che ogni volta si inventavano delle melodie particolari, ci sono proprio delle formule che venivano ripetute in molti più canti, tant'è vero che nella ricerca storica dei canti di questo periodo noi abbiamo migliaia di testi, quindi di poesie, ma solo poche centinaia di musiche. Che cosa vuol dire? Vuol dire che molte di queste poesie venivano cantate su un unico schema, su un'unica formula musicale. Un'unica forma musicale che serviva appunto da base per tante interpretazioni, più o meno riadattate, a volte cantate in un modo, a volte cantate in un altro. E qui entriamo in un aspetto ancora più specifico, che è quello delle varie varianti di queste formule, perché la formula non era mai fissata in maniera definitiva, costituiva la base e poi a seconda della bravura dei cantori veniva reinterpretata. Ho portato qui un libro che poi lascerò alla biblioteca dell'associazione, perché voglio leggervi una descrizione di cosa facevano, cosa dovevano fare i giocolieri. È molto carina. E dice: dovevano saper inventare, costruire rime, destreggiarsi come schermitore. Quindi si passa da inventare rime a destreggiarsi come schermitore. Saper suonare bene, dice, saper suonare bene tamburi, cimbali e la ghironda. La ghironda l'ho vista prima, è uno strumento che comunque insomma poi vedremo. Saper lanciare in alto una mela e prenderla con la punta del coltello. E quindi giochi anche, no, di bravura, divertenti. Imitare il canto degli uccelli. Eseguire trucchi con le carte, saltare attraverso dei cerchi, suonare la cetra e il mandolino, destreggiarsi con la chitarra. Carino, no? E ci dice anche insomma, come questi giocolieri dovessero essere bravi in tante attività, dovevano fare proprio una forma di spettacolo, perché poi la gente rimaneva meravigliata. Cioè, è difficile pensare oggi a un mondo dove non succedeva niente, dove non c'erano informazioni, non c'erano notizie, come dicevo prima, appunto, e dove a un certo punto, durante, ne so, un mercato, arriva una compagnia di giocolieri e si mette a fare queste cose così, esilaranti. E la gente rimaneva meravigliata, stupita. È un mondo molto lontano, un mondo chiaramente, direi, per certi versi all'opposto di quello che stiamo vivendo noi.
avrete sentito anche parlare sicuramente dei menestrelli. Ecco, il menestrello era un altro personaggio che più o meno doveva sapere suonare la cetra, la ghironda, doveva inventare rime, eccetera, eccetera, come ci dice questa testimonianza. Però con una differenza fondamentale, in quanto i giocolieri erano di strada, mentre il menestrello generalmente faceva il suo spettacolo all'interno di palazzi, delle corti. Addirittura sappiamo anche che certi papi avevano dei menestrelli all'interno della... anche se la Chiesa aveva proibito la musica con gli strumenti. Il menestrello poteva essere anche colto, poteva addirittura svolgere anche funzioni di rappresentanza, di ambasciatore, sapeva generalmente leggere e scrivere, cosa che nei giullari e nei giocolieri non si ritrova. Quindi c'è una differenza proprio di educazione, di cultura fra giocolieri e menestrelli. I musicisti che appartenevano a un determinato luogo avevano poi anche il compito di svolgere alcune funzioni di rappresentanza, come i nostri tamburini hanno fatto prima, cioè dovevano accompagnare i gonfaloni, dovevano fare un momento di accoglienza se veniva un personaggio importante, eccetera. Sapete come nascono le bande, no? le bande musicali, quelle che noi in Toscana e anche qui a Lucca, provincia di Lucca, Garfagnana, Versilia, ce ne sono diverse, nascono proprio da questi musicisti che avevano il compito di dare dei segnali, che potevano essere di difesa nel caso che la città fosse attaccata, ma generalmente scandivano le ore e si mettevano per fare questi per dare questi segnali in cima a delle torri. E quali strumenti potevano essere in cima a una torre per dare un segnale alla cittadinanza? Non certo il liuto, ma strumenti molto vigorosi. Strumenti appunto a fiato. Questi musicisti che avevano il compito di organizzare così un po' le ore dello scorrere della vita della città, a un certo punto si riuniscono fra loro facendo dei gruppi di pifferai, si chiamano proprio così, non perché tutti suonavano il piffero, ma il piffero era uno strumento tipico dell'epoca e si chiamavano pifferai tutti quegli strumentisti a fiato. Ecco che riunendosi formano dei gruppi che poi danno luogo appunto alla nascita delle bande municipali. Siamo grosso modo qui un pochino più avanti, siamo mai alla fine del Medioevo, siamo nel 300, e queste bande avevano la stessa funzione che hanno oggi, cioè quindi di sottolineare i momenti civili e religiosi della cittadinanza. Ecco, noi grazie agli amici Alessandro e Ornella, ora sentiremo anche delle musiche e poi parleremo un po' degli strumenti che loro ci hanno portato, magari li illustreranno loro, poi c'è Andrea
che parlerà in modo particolare dei tamburi, ecco perché li vedete qui. E poi, come vi ho detto, date anche un occhio allo scorrere delle immagini, perché poi magari durante il pomeriggio potremo parlare anche di qualche strumento. Gli strumenti sono moltissimi, è difficile parlare di tutti gli strumenti che venivano usati all'epoca, anche perché di zona in zona cambiavano, non c'era uno strumento come dire, omologato. Oggi, se vi dico pianoforte, tutti voi pensate a uno strumento che è quello, più o meno è una rielaborazione dello Steinway della fine dell'Ottocento, con modifiche che vengono fatte durante i decenni successivi, ma lo strumento è quello. Se io invece faccio riferimento a strumenti antichi, ma non solo a strumenti medievali, ma questo avviene anche a strumenti barocchi, a strumenti rinascimentali, io non ho un modello ed è quello, ma su quella tipologia di strumento posso avere molte varianti, perché ogni costruttore, ogni strumentista proveniente da zone differenti poteva avere strumenti un po' differenti. E quindi il discorso sullo strumento è un altro discorso che sarebbe molto molto lungo. C'è una disciplina che si interessa di questo e si chiama organologia, e soprattutto gli strumenti a percussione sono strumenti di una famiglia sterminata che appartiene, si potrebbe dire, all'uomo primitivo, dall'uomo primitivo in avanti. Quindi sulle percussioni abbiamo una gamma infinita, ma comunque insomma qualcosa diremo di questi strumenti e li ascolteremo. Questo è molto importante, ascoltare qualcosa. Quindi a questo punto io direi, se voi siete pronti, di passare all'ascolto. Credo che abbiamo concordato un brano profano e un brano religioso. Non so quale fate prima. Come primo brano facciamo Ave Virgo Virgine del maestro Magister Perutinus. E siamo intorno a cavallo del 200, per intenderci. Nasce intorno a, se sbaglio, mi pare. Nasce intorno al 1160, muore intorno al 1230. Il brano che vi proponiamo appunto è Ave Virgo Virginum, che non è un brano, è un brano religioso, pur non essendo un brano liturgico, ed è un adattamento a due voci che abbiamo realizzato. Segue poi invece Ecco la primavera di Francesco Landini, che invece siamo in pieno 300, nasce, se ben ricordo, intorno al 1330 più o meno, muore a pochi anni dall'inizio del 400, ed era una curiosità, a parte essere di queste zone più o meno fiorentine, ed era un maestro dell'organo portativo, che era cieco, che da molte persone dell'epoca, per questioni di igiene personale era scarsa, lui era cieco ed era un maestro di organo. Suonava questo organo, e che era appunto un piccolo organo con un mantice che lo alimentava, ed era esperto di questo. Era una rockstar dell'epoca. Sì, perché era noto, era famoso, si poteva permettere di scrivere la sua musica, e infatti sono due brani anche abbastanza particolari, in quanto entrambi hanno un autore, cosa che non è proprio comunissima per l'epoca. Sì, ripeto, se dico sciocchezze io mi limito. Ave Virgo Virgine. Thank you.
e star con gli pacera, l'erbe con gran freschezza e i fior con pruni prati e gli alberi adornati solo in simile maniera. Noi veggiamo l'aria e il tempo che pur chiama allegrezza in questo vago tempo ogni cosa vaghezza. Un po' diversa dal flauto dolce delle medie, come vedete anche la forma. Questo in particolare è un flauto dolce di stile rinascimentale. Ha una caratteristica interessante, ossia ha una cameratura, cioè il foro che c'è qui dentro, all'interno, piuttosto grossa, il che significa che è un flauto con un volume considerevole. Si può usare anche all'esterno perché si sente bene. Scusate il terribile accento milanese, ma purtroppo sono... ecco, era peggio... No, vabbè, non si dice. Ecco, qui ne abbiamo degli altri esempi, perché c'è tutta la famiglia. Gli flauti dolci in realtà non sono il flauto dolce delle medie e basta, è tutta una famiglia, ed è una famiglia ancora più estesa di quello che si vede qua. Parte da questo strumento qua, che è un flauto dolce sopranino ed è in fa. Come diceva prima il maestro, in realtà gli strumenti erano assolutamente singoli e singolari. Questi sono già strumenti che sono stati comunque standardizzati e si alternano tra do e fa come tonalità di base, anche se in realtà sono strumenti assolutamente, fanno tutte le note della scala musicale, tutti i 12 semitoni, non hanno problemi. Comunque questo qua è considerato il flauto più piccolo della famiglia. Ce n'è uno ancora più piccolino, che è lungo circa così, che si chiama Garklein, è un nome tedesco, che si suona, che è in do, però onestamente con le dita di un adulto è praticamente insuonabile. Posum. Sì, sono tutti freddi, quindi magari il suono non è ideale. Comunque, per avere un'idea del tipo di suono... Questo è il tipo di suono che fa un flauto del genere. Molto alto, molto acuto, molto penetrante. Poi c'è quello che abbiamo sentito prima, che è il flauto invece soprano in do. E già sentite la differenza rispetto a questo tipo
che è lo stesso identico soprano, però è di tipo barocco. Sentite com'è diverso il timbro proprio. Non è soltanto una questione di legni, lo è anche, ma non è solo una questione di legni, è proprio una questione di diverso, di diversa cameratura. Se voi, spero che si veda, il foro in fondo è veramente molto diverso come dimensione. Questo è un classico flauto dolce da concerto barocco, dove con concerto si intende un gruppo di flauti dolci. Poi c'è il fratello maggiore in fa, che è il flauto contralto, che ha un suono dolcissimo, e infatti non è per nulla che questo flauto si chiama flauto dolce, proprio perché ha questa sonorità estremamente dolce. Fratello ancora più grande è il flauto tenore. Qui siamo in do. E ha un suono ancora più profondo e più ovattato. Una cosa interessante è che nei concerti intorno al Rinascimento e poi al Barocco, tutto il suono è giù di un'ottava rispetto a come lo immaginiamo noi, ossia per noi la voce guida è la voce del soprano e poi ci sono il contralto, il tenore e il basso. Nei concerti invece rinascimentali e soprattutto barocchi la voce alta, la voce guida è questa, quella del tenore, e poi si va a scendere. Infatti poi abbiamo altri flauti. No, questa è una piccola bombarda. Questo è uno strumento ad ancia doppia. Adesso è freddissima, quindi suonerà malissimo. Questa ha una caratteristica interessante, ossia, a differenza, poi lo vediamo, della cornamusa, su questa si possono fare gli stop, ossia con la punta della lingua si chiude l'ancia e si ottiene questo tipo di effetto. Cosa che invece con la cornamusa non si può fare. Adesso vediamo anche perché. Quando si suona uno strumento del genere si fa una fatica bestiale, perché siccome ha una cameratura non cilindrica ma conica, il suono, il volume è molto più alto rispetto a quello con una cameratura cilindrica, però anche da soffiare è una fatica bestiale. Quindi che cosa si fa a un certo punto? Si decide di prendere e aggiungere a una cosa del genere un sacco che si riempie d'aria e che quindi permette a chi suona lo strumento di soffiare e gonfiare il sacco mentre lo strumento suona, e poi prendere fiato e con il gomito premere la sacca che continua a emettere aria e quindi lo strumento continua a suonare. Questa è la base della cornamusa. Inizialmente le cornamuse sono fatte soltanto dal tubo che soffia dentro nel sacco e dalla parte che suona, che si chiama chanter, poi si cominciano ad aggiungere dei bordoni. Questo è un esempio di cornamusa con due bordoni e, come vedete, da qua si soffia dentro e si riempie il sacco, e qua è esattamente questo strumento qua, è una bombarda, né più né meno. Infatti si può suonare tranquillamente anche così, okay. Questo è un po' più forte come bombarda, perché è una bombarda da cornamusa, cioè un chant.
che è pieno d'aria e quindi mi permette di continuare a suonare sia il chanter sia il bordone. È lo stesso principio anche della zampogna. È lo stesso principio della zampogna. La zampogna è una grossa pelle di pecora con due chanter paralleli che si suonano uno con una mano e uno con l'altra e un bordone che si mette di solito sul palco. Il principio è identico. Questi sono alcuni degli strumenti da fiato. Ci sono anche questi. Questi sono sempre flauti dolci della famiglia, sempre degli stessi. C'è questo che è un detto Nick Bass, è un bassetto in fa. E poi c'è un grande basso, un Do, che non è affatto il più basso della famiglia. Sono, cioè il contrabbasso in Fa e poi il subcontrabbasso in Do che è alto quasi 3 metri e qualcuno scherza che si suona con il pedale vuole... questo è molto freddo quindi questo è un è lo stesso, solo più grande, due ottave sotto e non avendo, come invece hanno per esempio le trombe, curve, ritorte, eccetera, eccetera, la lunghezza fa proprio lunghezza, quindi questo è 1,20 m più o meno. E questi sono gli strumenti a corda. Esatto. Poi ci sono gli strumenti a corda, abbiamo qua, questo è una chitarra liscia. Chitarra liuto è una, fondamentalmente un manico di chitarra inserito sulla cassa di liuto e ha un suono un po' particolare, un po' diverso dal solito. Dopo lo sentiremo perché lo useremo come accompagnamento di una lauda. Questo strumento in particolare è uno strumento tedesco della fine dell'Ottocento. Si diffondono molto in Germania questi strumenti tra le compagnie di giovani erranti, i nostri scout per intenderci, che lo usano per cantare le loro canzoni mentre vanno. Scusa, puoi far vedere indietro? Sì. Mentre la chitarra a fondo piatto. Questo è un fondo bombato con delle droghe che vengono con il fuoco leggermente curvate ed è tipico di tutta una serie di strumenti, non soltanto il liuto, ma anche la mandola, il violino, strumenti che hanno appunto questo fondo particolare, mentre la famiglia delle chitarre ha il fondo. Ecco, questo fondo bombato tra l'altro permette di avere dei bassi un pochino più sostenuti rispetto a quelli che avrebbero con il fondo soltanto bianco. Molto bella la rosetta scavata direttamente dentro nella tavola armonica e tutta una ovvia vista che questo è uno strumento appunto che ha 120 anni. E anche la forma a piglia, no? Sì. A differenza della forma 8 della chitarra. Infatti è abbastanza scomodo poi da tenere perché tende a fare questo movimento qua. Poi abbiamo un altro che purtroppo è avuto, dobbiamo interromperlo al parare da un giuntaio ed è molto interessante. Questo è una sinfonia. È la parente, è la, diciamo, precede la ghironda. E se voi guardate di dentro come funziona, adesso ripeto, è rotta, quindi non suona bene. Okay? Fa questo suono qua, ma perché è proprio rotta va riparata. Fondamentalmente una ghironda è un violino. Eccola lì, scusa. Eccola lì. Torna indietro di uno. Questo. Questa è la stessa, è lo stesso strumento un po' prima dell'evoluzione, quindi
della modifica della forma della cassa e di alcuni altri accorgimenti tecnici come l'aggiunta di bordoni, eccetera. Fondamentalmente si tratta di una, come dice anche il nome dello strumento francese, di un violino a ruota, una via la roue si chiama in francese. C'è una ruota che fa esattamente il compito che farebbe l'archetto, no? Cioè sfrega su una corda in budello e con questi tasti si interrompe la corda a una certa altezza e si ottengono le varie altezze, le varie note della scala. Dentro ci sono anche dei bordoni, poi ci sono altre caratteristiche tecniche, la trompette e così via. Però questa qui fondamentalmente è una versione precedente della vironda, si chiama sinfonia. Ecco, io gli strumenti che mi hanno rappresentato in piano, c'ho ancora il Dulcimer e la lira sassone. Questo è uno strumento un po' particolare anche lui, è un Dulcimer a parapiano, si chiama, e fondamentalmente è una evoluzione settecentesca di uno strumento tedesco che si chiama Scheibholz, che vuol dire pezzo di legno, e ha quattro corde, di cui la prima è raddoppiata perché è la corda, diciamo, del tema su cui si suonano i temi, e poi le altre due corde che invece fanno da bordoni, e fondamentalmente si suona tenendolo sulle ginocchia come la chitarra, quella hawaiana per intenderci, e producendo il tema sul... grazie. E producendo il tema sulla prima corda. Ok, questo è un po'... Questo è uno Scheitel, evoluzione assoluta dello Scheitel. Lo Scheitel è fatto alla stessa maniera, però invece di avere questa forma a clessidra è una scatola dritta fondamentalmente. E poi c'è un altro curioso strumento che è questo. Questa è una lira fondamentalmente, ed è in particolare è una lira sassone, cioè uno strumento che veniva costruito dai sassoni, appunto. È uno strumento che risale al VI-VII secolo dopo Cristo. Io adesso la uso un po' come se si trattasse di un'arpa, no? Quindi pizzicando le corde così, che è la maniera più naturale di usarla. In realtà, dalla iconografia, sembra che il modo di suonare lo strumento fosse al negativo, ossia con la mano dietro si toccavano le corde in modo che non suonassero, e con l'altra mano invece si facevano suonare quelle che dovevano suonare. Quindi si suonava fondamentalmente al contrario. Io non sarò mai capace di pensarlo alla rovescia, anche perché ho studiato un po' di arpa, eccetera, per cui per me è impossibile, però questo sembrerebbe risultare dall'iconografia. Noi abbiamo alcuni antichi ritrovamenti in cui si vedono queste arpe qua, queste lire qua, abbiamo alcune immagini che però non sono chiarissime. Questa è un po' l'idea che ci si è fatta, cioè che si suonasse lo strumento appunto al contrario, cioè mutando le note che non andavano. Ecco, tutto qua. Grazie Alessandro. Grazie. Andrea appunto ci spiega un po' questi tamburi. Aspetto i miei accompagnatori. È acceso? Sì. No, 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 no.
metallica resina. Ah, ok, allora si può spingere tanto che 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 si può spingere. Allora, il tamburo ha origini antichissime. Pensate che i primi pare che si risalgono addirittura alla preistoria. Si dice che fossero usati dagli sciamani durante i riti, cosa che poi comunque si è mantenuta poi nel tempo, come diceva prima il professore, in ambito religioso venivano utilizzati i tamburi come accompagnamento magari ad altri strumenti. L'origine della parola tamburo, quindi della nostra parola, deriva dal persiano, tambur, mentre nell'antica Grecia era conosciuta come timpanon, che comunque è un'etimologia simile, in quanto se pensate al timpano dell'orecchio è una specie di piccolo tamburo, anche quello. Allora, come è fatto un tamburo? Il tamburo, come possiamo vedere, è composto da una parte cilindrica, anticamente fatta in legno, modernamente anche, però è stata sostituita poi anche dalla plastica, da tipi di plastica, si chiama cassa. Esiste di varie larghezze, di varie profondità, poi ci sono a un'estremità o a entrambe le estremità, è ricoperto da delle membrane che possono essere fatte anticamente. Facciamo così, sfoggiamo anche i nostri nuovi tamburi. Eccoli qua, che ci sono arrivati freschi freschi ieri, come venivano fatti una volta proprio questi. Sia sopra che sotto, come vedete, c'è una membrana fatta in pelle di animale, anticamente. Modernamente invece può essere sostituita o da pelli sintetiche o da plastiche apposite. E poi abbiamo un cerchio che serve per proteggere appunto la pelle, ed è stato appunto, hanno cominciato a costruirli con il cerchio all'incirca nel periodo di nostra rappresentanza della nostra associazione, ovvero nel 1300, seconda metà del 1300 hanno cominciato a costruirli con il cerchio per una maggiore protezione della pelle. Per accordarle, perché come la chitarra e il pianoforte, i tamburi si accordano, hanno, come potete vedere, esternamente questo sistema di corde che un tempo si accordava tutto completamente a mano, mentre modernamente, potete vedere questi tamburi un po' più moderni, con una brugola o con una più piccola chiave inglese, basta stringere qui ed è fatta. Sì, per tirare la pelle, esattamente, perché se la pelle si allarga, tende a, diciamo, un po' a rovinare il suono prodotto dal tamburo e quindi deve rimanere sempre ben tesa. Allora, facciamo sentire un po' il suono, facciamo sentire aspetta, le mie bacchette, allora. Mai più. Allora, facciamo sentire. E nel nostro caso noi esistono tanti tipi di tamburo. Ora, come avete visto prima, Ornella suonava un tamburello, che si chiama proprio tamburello o basco, che quello è una delle poche eccezioni di tipi di tamburo in cui si suonano manualmente. Mentre la maggior parte dei tipi di tamburo si suonano appunto con le bacchette. Questo è, noi nella fattispecie abbiamo adottato due tipologie di tamburo, abbiamo un tamburo medio e un tamburo un po' più lungo che si chiama imperiale, ma in realtà è improprio nel nostro periodo perché ha assunto questo nome in epoca napoleonica. Due colpi di tamburo medio, non troppo forte, se lo rimpo. Tamburo imperiale, come sentite la differenza di suono per poter fare anche eventuali anche cori di tamburi. Nel nostro periodo era anche diffuso il tamburo cosiddetto con rullante. Me lo sono preparato prima, così facciamo vedere anche un altro dei nostri tamburi nuovi, un pochino più grande. Il rullante altro non era che queste cordicine che vedete qua nella membrana inferiore del tamburo. Allora, qui con questo meccanismo. Aspetta, girati qua. Allora, con questo meccanismo
è una chiavetta laterale, si potevano allentare per levare l'effetto rullante, facciamo vedere così sono allentate, mentre rigirandole, rigirando la chiave dall'altra parte, mettiamo l'effetto rullante, che ora facciamo sentire. Questo era l'effetto rullante del tamburo. Rullante che poi, lo riallentiamo così non si tende, queste corde erano fatte come questo, di pelle, oppure di tendini di animale. Il rullante si è poi evoluto in questo tipo di rullante. Questo però non fa parte propriamente del nostro periodo, di un secolo abbondante successivo alla nostra rappresentazione storica, quindi si parla quasi del 1500, e come vedete le due corde di celle sono state sostituite da questo reticolo, diciamo. Sì, allora, come vi ho detto, la nostra associazione si rifà all'epoca medievale, per la precisione la seconda metà del 1300, e abbiamo adottato noi appunto questi due tipi di tamburi, tamburo medio e tamburo imperiale. Cosa servivano i tamburi? Come già accennato prima il professore, sì, si usavano anche nella quotidianità, quindi magari per accompagnare altri strumenti, durante dei cori, durante delle luminarie, delle cerimonie, ma venivano usati anche e soprattutto in guerra. Cosa facevano i tamburi in guerra? I tamburi suonavano le marce, davano il passo ai soldati in modo da rendere l'armata ben compatta agli occhi del nemico. Sembra un dettaglio, ma non lo è assolutamente, perché te ti vedi arrivare incontro un'armata ben compatta, tutta ordinata, che cammina a ritmo di tamburo, diciamo, fa un po' paura, sì. E esistevano vari tipi di marce che venivano appunto scandite dai tamburini. I tamburini erano parte effettiva della fanteria. Ora, venivano solitamente selezionati ragazzi molto giovani, si parla di massimo 16 anni, e molto spesso anche orfani, perché purtroppo si sapeva alla fine che andavano a fare spesso, perché loro stavano, nonostante il loro ruolo, che sì, suonavano il tamburo, ma non venivano effettivamente mai utilizzati proprio nella battaglia. E quindi, brutto a dirsi, ma venivano un po' mandati anche a morire questi poveri ragazzi. E perché erano, tra l'altro, erano disposti nelle prime linee. E quindi erano i primi a essere colpiti anche, purtroppo, a volte. E quando non suonavano il tamburo, i tamburini potevano aiutare con i feriti, per esempio. Non avevano quindi solo la funzione di supporto durante la battaglia, ma anche nel post-battaglia. Aiutavano appunto i medici a portare le barelle o a curare i feriti, a prendersi cura dei feriti. Allora, e oltre a scandire le marce, potevano anche dare dei veri e propri messaggi durante la battaglia. Per esempio, magari, tre suoni voleva dire un particolare messaggio, per esempio, la cavalleria provi ad attaccare da destra, faccio un esempio, poteva dare, e veniva scandito appunto a tamburo questa cosa. Chiamiamoli messaggi in codice, chiamiamoli, oppure delle rullate. Come avete sentito anche fuori, perfetto, questa è una rullata. La rullata che poi però si poteva trovare anche quotidianamente in centro città. Per esempio, veniva letto un bando in pubblica piazza, partiva la rullata per attirare l'attenzione sul banditore, veniva letto il bando e poi con la rullata si concludeva la comunicazione, diciamo. Oppure le rullate venivano anche utilizzate, per esempio, nei tornei, nei pali,
quando si decretava il vincitore. E appunto non era, diciamo, solo una funzione in ambito di guerra, ma anche in ambito quotidiano. Come detto, poi in ambito quotidiano accompagnavano anche le altre melodie di altri strumenti, per esempio durante una marcia nuziale, una marcia funebre anche, oppure durante una festa. Noi ci avrete sicuramente visto durante le luminarie, per dire, di San Paolino e Santa Croce, come scandiamo il ritmo per i soldati, per i nostri soldati e balestrieri. E era molto utilizzata, questa cosa era molto utilizzata anche al tempo. Allora, e noi a livello rievocativo, oltre alle marce, a queste marce appunto per i soldati, abbiamo voluto aggiungere alle nostre esibizioni anche delle figure. Delle figure che abbiamo fatto, per esempio le prime che mi vengono in mente sono il telo, dove noi praticamente i tamburini si dispongono in cerchio con un telo centrale, i tamburini che si trovano all'estremità del telo smettono di suonare, tirano il telo e lo dispiegano e mostrano il simbolo della nostra associazione, per esempio. Oppure abbiamo fatto in passato una figura che rappresenta un fiore, tipo due cerchi di tamburini che girano, uno in senso orario e uno in senso antiorario. Ultimo ma non ultimo, la figura dell'orologio che abbiamo presentato allo scorso campionato a Chioggia e la settimana successiva al Palio qui di Santa Croce, per diciamo fare lo spettacolo in piazza. Anche questo abbiamo integrato. Se volete vedere qualche foto e video al riguardo, vi consigliamo i nostri social: Contrade San Paolino, YouTube, Instagram e Facebook, oppure direttamente sul sito consanpaolino.org. Rullata finale. Bravissimo. Altissima luce col grande splendore, in voi dolce amore ha già consolanza. Libera ornata di fiori, tu sei la spera di tutti i colori, guida la schiera di noi peccatori, si casa a voi de tua benignanza. Altissima luce col grande splendore, in voi dolce amore ha già consolanza. Donna placente che sì, foste umana, fonte sorgente sopra ogni fontana, mischievamente la gente cristiana, che non si appaga la nostra speranza.
summa potenza, quando ancillasti la tua sapienza, signorigiasti con grande eccellenza, sicché hai licenza di far perdonanza. Altissima luce con grande splendore, in voi dolce amore ha già consolanza. Vergine pura con tutta bellezza, senza misura è la tua grandezza, nostra natura recasta franchezza, che era villezza per molta offesanza. Era dolzore che in te è tanta, lingua né cuore non può dicer quanta. Garzo doctore de noi donna canta, Virgine santa con tutta onoranza. Altissima luce col grande splendore, in voi dolce amore ha già consolanza. Che io amo particolarmente, io lo trovo modernissimo nonostante abbia 700 anni, è di Guillaume de Machaut, no? Okay. È di Guillaume de Machaut, che è un grande maestro del 300, diciamo, noto per la Messe Notre Dame, eccetera, era maestro della chiesa di Notre Dame e scriveva però anche dei brani d'amore meravigliosi, come questo Tus Dama Giudì. Tus Dama Giudì, le fougue de penses mies, que les signories se voient pour vous seulement. Toi, tu s'en prie, je dis,
belli, sono molto belli. Questo canto a voce accompagnata, che può essere accompagnata da qualsiasi strumento, perché non è scritto, cioè come nella musica dei secoli più avanti, esattamente quali strumenti potevano intervenire nell'accompagnare la voce. Si prendeva quello che ci avevamo a disposizione, se c'era una lira si usava la lira, se c'era un liuto si usava un liuto e così via, una cosa molto più pratica. Ecco, volevo concludere ancora con due piccole cose, poi se ci sono domande. Questo canto accompagnato è un canto tipico dei trovatori. Forse sono l'espressione più alta e più importante di musica profana ai limiti del Medioevo, fra il fine del 1100 e il 1300. Infatti questo pezzo è un pezzo del 1300, anche se non è l'autore un trovatore. I trovatori sono dei nobili che nella Francia del Sud si dilettavano a scrivere poesie in lingua doc, in lingua provenzale, e che poi li musicavano loro stessi oppure si facevano aiutare da qualche menestrello. Comunque queste poesie erano poesie cantate e accompagnate. Successivamente, spostandosi dalla Provenza verso il nord, verso la Francia, insomma, verso Parigi, insomma, no? Che poi è il nodo cruciale di tutta la cultura francese, abbiamo un cambiamento, perché non si poeta più in lingua doc, ma si poeta in lingua d'oïl, cioè l'antenato del francese. Questi poeti cantori si chiamano trovieri e rappresentano lo sviluppo della musica d'amore dei canti profani, appunto, dal tardo Medioevo fino all'inizio dell'umanesimo. Ho detto canti d'amore, anche se non tutti sono canti d'amore, ci sono anche canti politici, per esempio, e alcuni canti che possono essere anche vagamente contro la Chiesa. Per esempio c'è un altro filone ancora, ma di cose da dire ce ne sarebbero tante, però forse va accennato un attimo ai canti dei goliardi. I goliardi sono i primi studenti delle università che nascono un po' in tutta Europa, no? Qui in Italia, Bologna, Napoli, siamo fra il 2 e il 300, e i goliardi avevano canti sì d'amore, ma un amore molto particolare. Generalmente era un amore molto così misogino, giocato un po' anche con poesie volgari, oppure appunto canti anche contro la Chiesa. C'è una famosa messa goliardica che è appunto una presa in giro della messa. E sono anche queste testimonianze importanti, perché questi canti goliardi, essendo stati scritti da studenti universitari, quindi da persone abbastanza, diciamo, colte, sono scritti. Ecco, molto spesso, come dicevo prima, la testimonianza non c'è, perché il canto popolare è un canto di tradizione orale che magari viene scritto ma molto dopo. Questi invece sono canti proprio scritti, sono scritti in una notazione particolare, ma sono canti scritti. È una fonte importantissima per i canti profani del tardo Medioevo. Ecco, ora a questo punto, prima di concedere ancora la chiusura con un pezzo bellissimo, Calendamaia, no? Che
che è un pezzo trascinante, non siamo ancora a maggio, ma insomma se le giornate sì, sono così belle, ci arriveremo presto. Ci sono delle domande su quello che ho detto io, sugli strumenti che ha illustrato Alessandro, anche su quello che ha detto Andrea? Bene, allora, signora... Per quanto riguarda la costruzione, c'erano già le botteghe, ognuno i privi se li facevano, ognuno si faceva il suo, soprattutto per quelli a fianco. Allora, in realtà dipende molto, nel senso che dipende dal denaro di cui dispone il musicante. Una persona come Francesco Landini non aveva problemi di soldi e quindi si faceva costruire dai migliori liutai dell'epoca i migliori strumenti che il denaro potesse comprare. Il flauto di canna contadino che si può ricavare da una canna intagliando un labium con un coltellino invece ha ovviamente una qualità e una resa inferiori, ma anche un costo un pochino più accessibile. In realtà all'epoca c'erano già dei liutai di grandissima bravura, per cui alcuni strumenti particolarmente complessi come l'arpa o come la ghironda e prima la sinfonia venivano costruiti fondamentalmente da liutai specializzati, perché era difficile che una persona qualsiasi, anche se esperto diciamo di musica, sapesse anche costruire il proprio strumento. C'erano le dovute eccezioni, c'era chi si costruiva il proprio, però tra legni, tecniche e materiali impiegati non era banale allora come oggi costruirsi uno strumento. Io riesco a costruire uno strumento come questo qua, che è estremamente semplice, ma già solo un flauto dolce ha una tecnica di costruzione che per me è inarrivabile, tanto per dare un'idea. Ecco. Grazie. Altre domande? Io sono rimasto iper incuriosito quando ha detto che al tempo si utilizzava strumenti che suonavano molto, toni molto più bassi. Quindi è quasi impressionante, perché oggi la musica invece tende a sparare in alto. Ecco, allora c'era proprio una sensibilità diversa per la musica del tempo, perché alcune sono quasi impercettibili per noi abituati alla musica, e poi quando c'è stata l'evoluzione invece verso una musica più alta. Allora, fondamentalmente io, sempre con la spada di Damocle del maestro sulla testa, ma fondamentalmente è una questione... Allora, facciamo un passettino indietro. Dimentichiamoci un Medioevo silenzioso. Cioè, nel Medioevo, in qualunque evento, fiera o riunione, si fa musica. In un modo o nell'altro, cantando la gente tutti insieme, strumentisti, strumenti improvvisati o di altro genere, per cui sempre si fa musica. Questa è una prima differenza rispetto a oggi. Oggi si va sulle mura e c'è silenzio. Invece all'epoca no, c'era qualcuno che suonava, c'era. Per quanto riguarda il concerto proprio di flauti dolci è un po' più particolare, nel senso che nasce con una tessitura molto più bassa, ma teniamo conto che si tratta di strumenti colti e che vengono suonati principalmente per piccoli pubblici ristretti, abbastanza ristretti, il che significa che possono permettersi anche dei suoni molto ridotti come intensità. Poi le esigenze si allargano, il pubblico si allarga e quindi per forza di cose la tessitura si alza, in quanto una tessitura più alta, l'abbiamo sentito tranquillamente, significa anche una maggiore percezione sonora, se non volume proprio, ma dal punto di vista sonoro si sente meglio. Quindi si allarga il pubblico, si alzano gli strumenti. Teniamo conto anche del fatto che all'epoca non abbiamo un diapason fisso a 440/442, perché già sta variando anche oggi, nonostante si dica che là è 440,
tu mi insegni che là è 442, ecco, e c'è poi chi lo usa 436 perché dice che ha un suono migliore, però è standardizzato. All'epoca no, assolutamente, per cui si accorda assolutamente a orecchio e da una città all'altra gli strumenti possono essere completamente stonati gli uni rispetto agli altri. Anche solo in epoca barocca si dà un La a 416 Hz, che è molto ipotetico, però completamente diverso dal nostro La a 440, con circa un semitono sotto. Quindi in realtà anche questa altezza e bassezza, diciamo, della tessitura è dovuta in parte anche a un'accordatura assolutamente variabile tra anche solo tra bande diverse di suonatori. A un certo punto un certo concerto ha quel tipo di accordatura lì. Quelli della contrada di fianco è completamente diversa e non possono nemmeno suonare insieme. Sì, perché fino al 1800 non c'è una standardizzazione. Se voi sentite, anche per fare un esempio, diciamo, molto più vicino a noi e anche agevole da poter ascoltare, se prendete delle esecuzioni filologiche, cioè fatte il più possibile vicino a come si pensava che fossero all'epoca, anche semplicemente una sinfonia di Beethoven, una di Mozart, sentirete che c'è molta differenza, perché lo strumento del 700 non è uguale a quello del 800, l'accordatura non è uguale, ma non soltanto 700-800, ma anche a seconda della zona. Quindi non è uguale in Germania, come in Italia, come in Francia. Quindi c'è molta più differenziazione. Noi purtroppo siamo omologati, abbiamo un po' tutto uguale, no? Come facevo prima un esempio del pianoforte, dico a voi il pianoforte è quello. Ecco, fino all'Ottocento questo non succedeva. E ci siamo dimenticati la danza, perché anche la danza è un altro elemento che avrebbe arricchito un discorso sulla musica del Medioevo. Bene, io signori vi ringrazio, vi faccio ancora i complimenti per la vostra associazione, chiaramente a Ornella Alessandro. Presidente, una parola per concludere. Sì, grazie tanto maestro, grazie della conferenza sulla musica medievale, grazie anche a Ornella e Alessandro per la musica. E niente, la scaletta prevede un altro pezzo finale, dopodiché ci sta alla fine dei nostri tamburini con una piccola stamburata, dopodiché c'è un piccolo rinfresco e confetto dalle popolane delle contrade San Polino a tutti voi. Grazie ancora per la partecipazione e buon proseguimento. Grazie ancora. Se lo chiedo. Yeah.
antico e l'ho scritta troppo piccola. chiedo veramente scusa. Aspetta un attimo.